Buongiorno e bentornati anche oggi con questo nuovo video. Oggi vi farò vedere la mia room tour della mia piccola cameretta in cui mi trovo. Penso che non l'avete mai vista qui sul mio canale e non ve ne abbia mai parlato, ma prima di parlarvene vi chiedo di iscrivervi al canale qui sotto al video, di lasciare un bel pollice su se questo video ovviamente vi dovesse essere piaciuto, di attivare la campanellina per ricevere le notifiche dei miei video. Adesso cercherò di essere abbastanza costante coi video, saranno un po' video diversi, non saranno più riguardanti il ciclismo, ma piano piano cercherò di ambientarmi anche su altre cose, tipo tecnologia, informarmi di più, di essere più diverso negli argomenti e anche sul vestirmi, eccetera, per essere un po' più diverso nei video. Magari fatemi sapere qui sotto nei commenti che video, che tipo di video vi piacerebbe vedere, e seguitemi su tutti i miei social network, Instagram e Facebook, per vedere cosa faccio nella, diciamo, nella vita. E iniziamo con il video. Allora, iniziamo con, entrando dalla porta, sulla sinistra troviamo la mia scarpiera, che è il video che avete visto prima di vedere questo qui. Se non l'avete visto ve lo lascio qui con la I in alto, così lo andate a vedere. Qui trovate tutte le mie scarpe e anche l'aspirapolvere e tutti gli accessori per fare le pulizie. Invece alla destra di quando entro dalla camera troviamo l'accappatoio, la mia roba per andare a fare ciclismo e la giacca per andare a lavoro e i sacchetti per la roba sporca. Dopo, sempre sulla sinistra, troviamo l'armadio dove tengo le mie cose da vestire, come la giacca, le felpe, le cose del ciclismo, l'accappatoio e tutte le cose per cambiarmi, anche le robe da lavoro, di cucina, eccetera. Dopo, sopra troviamo tutti i detersivi per fare le lavatrici, per fare colazione e tutti i vari accessori che mi servono per le mie cose, insomma. Dopo troviamo i sacchetti dove butto via la plastica, secco, eccetera. Dopo, la finestra dove si vede un bellissimo panorama, tipo oggi è una bellissima giornata. Un lago splendido, guardate che paesaggio, veramente eccezionale. Dopo troviamo la mia televisione, che è un HDR 4K di LG, ormai ha 4-5 anni ma va ancora bene. È un 39 pollici, se non sbaglio, adesso non mi ricordo bene. Sotto troviamo il mio decoder Sky, la mia bilancia smart, un giorno vi parlerò di tutta la mia camera smart. Sotto troviamo tutte le carte per fare i 730, gli stipendi, eccetera, la mia scatola del mio MacBook e la mia stampante. Dopo troviamo il mio bellissimo letto, che purtroppo a me non piace il copriletto questo, ma ha tantissimi anni, è di quando ero piccolo, che un giorno quando avrò un appartamento mio lo cambierò. Vabbè, dopo passiamo al mio setup, che un primo video l'ho già fatto verso febbraio-marzo, dove avevo montato la scrivania, la sedia, eccetera. Dopo troviamo la mia macchina che uso per fare i video, per montarli, il mio iMac da 21,5 pollici, da 1 tera di hard disk, 8 giga di RAM, comunque va abbastanza bene, anche se ogni tanto si impalla a montare i video in 4K a 60 fps. Dopo troviamo tutte le scatole dei telefoni, delle iPods, dell'Apple Watch, dell'Echo Dot, il mio OnePlus, che un giorno ve ne parlerò, il mio MacBook Air, il mio Echo Dot, la mia lampada smart, veramente fighissima, il Garmin. E dopo passiamo sotto alla scrivania, che intanto è tutta una cosa provvisoria che dovrò un domani spostare e organizzare in un modo fatto bene. Andiamo sotto alla scrivania e troviamo tutti i cavi per caricare l'Apple Watch, per far andare la luce smart, di Xiaomi, tutti i cavi della televisione, del decoder di Sky, del mio iMac, dell'Echo Dot, eccetera, la mia bellissima sedia. E prima che mi dimentico, il mio modem wifi di Huawei con abbonamento della TIM che pago mensilmente. E niente, questa è in breve la mia room tour, e lassù tengo tutte le mie scatole che poco mi servono, però le tengo per un domani che non si sa mai. E spero che questo video, questo room tour vi sia piaciuta, se è così lasciatemi un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice, iscrivetevi al canale per supportarmi, lasciate un commentino per dirmi la vostra e su cosa ne pensate della mia room tour, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao!